Un palleggio continuo di emozioni sull'asse Novara-Milano, 50 chilometri in cui il volley femminile piemontese ha prodotto due battaglie decise al quinto set. Il derby tra le principesse d'Europa, Novara e Chieri, per la semifinale playoff è stato ad armi pari e senza soggezioni. Ed anzi le padrone di casa, con la loro forza d'urto offensiva, hanno dovuto sempre inseguire prima di soccombere. Primo set alle Collinari, poi Novara, poi di nuovo Chieri, trascinata dai 23 punti di Grobelna, migliore in campo. Dall'altra parte 20 punti per Akimova e un quarto set conquistato da Novara prima del quinto, senza storia, 8-15 per le ospiti. Capolavoro chierese, bissarlo sabato al Pala Gianni Astis, chiuderebbe subito le semifinali, ma la Novara vista nei due set vinti, dalla Markova alla Akimova, rende probabile una seconda battaglia, come quella assai più in attesa che si è consumata a Milano, in una notte da cui Pinerolo riporta a casa persino qualche rimpianto. Partita persa e soltanto al tie-break, per le lombarde una vittoria sudata a 7 camicie e 5 set, dopo essere state sotto per 2-1, battute per 25-21 nel quarto, le pinerolesi hanno resistito fino al 6 pari nel tie-break. E la fatica fatta dalle finaliste in Champions League per prevalere si racconta anche con la mole di punti, 30, messa in campo da Paola Egonu,